Ciao a tutti, allora festeggiamo questi 20 anni senza il nucleare in Italia, siamo felici di questa cosa, di questa scelta popolare che ha suffragato volontà popolare, ma al tempo stesso bisogna anche ammettere quello che in questi 20 anni è successo, e cioè che l'Italia compra il nucleare all'estero, lo compra proprio dalla Francia, che è dotata di diverse decine di centrali nucleari, oltre che di testate poi militari, e quindi questo significa che il rischio del nucleare ce lo viviamo lo stesso, anche perché avere delle centrali nucleari a poche centinaia di chilometri dal confine del nostro paese equivale ad averle in casa. Insomma, il caso di Chernobyl ha segnato un po' tutti da questo punto di vista. Io credo che sia necessario a questo punto diffondere una cultura, al di là delle discussioni che possono nascere dal fatto di essere pro o contro, però credo che sia importante prima di tutto capire che se non diffondiamo a livello già scolastico la cultura del risparmio energetico, difficilmente potremmo continuare ad opporci a coloro che ritengono che sia assolutamente necessario avere le centrali nucleari. Il risparmio energetico significa semplicemente capire fino a che punto noi dipendiamo dall'energia elettrica. Ora, io faccio musica rock e quindi per me l'elettricità è fondamentale. Però è anche vero che un amplificatore da chitarra consuma come una lampadina da 60 watt, quindi da questo punto di vista penso di poter andare avanti ancora per alcuni anni, insomma. E un altro punto fondamentale, oltre naturalmente a quello della cultura del risparmio energetico, è abituarsi a usare le fonti alternative. È possibile utilizzare oggi delle tecnologie di nuova generazione, soprattutto per quello che riguarda l'energia solare, che hanno e danno dei risultati veramente ottimi. Insomma, la tecnologia da questo punto di vista negli ultimi anni è migliorata tantissimo, si è evoluta e i risultati ci sono e sono molto forti. Perché quindi mi schiero contro il nucleare? Dunque, per varie ragioni. Diciamo, la prima è che a costo di sembrare non troppo nazionalista, non saprei se la tecnologia italiana o comunque anche importata dall'estero potrebbe essere gestita così bene nel nostro paese. Un altro punto importante che non può non essere preso in considerazione è che l'Italia è sempre stata e rimane un territorio ad altissimo rischio sismico, cosa che è tutt'altro che trascurabile. Dunque, poi mi permetto anche di insinuare altre ragioni per cui sono contrario al nucleare. Una di queste è una ragione che va al di là delle questioni tecniche o diciamo politiche rispetto alla scelta del nucleare sì o no. L'Italia purtroppo è un paese dove è ormai storicamente provato che le infiltrazioni mafiose riescono ad arrivare in qualsiasi ambito del mondo della politica, ma anche dell'economia. Non oso immaginare quello che potrebbe essere se interessi mafiosi entrassero a far parte del mondo del nucleare. È una notizia non nuovissima il fatto che l'Andrangheta calabrese è entrata in partecipazione
con la Gazprom russa, quindi evidentemente già le mafie nostre italiane hanno capito che il futuro probabilmente si combatterà attorno proprio alle fonti di energia. Dunque, ultimo punto, ma non ultimo, è che spesso purtroppo quando un paese dispone di energia nucleare si ritrova poi per uso civile, del nucleare per uso civile, si ritrova poi a disporre anche di armi nucleari. E questo naturalmente è il più grande fantasma che tutti ci portiamo dentro da quel lontano agosto 1944. Per chiudere con una nota un po' più simpatica, direi che se noi guardiamo gli effetti che ha avuto su Homer Simpson il fatto di lavorare in una centrale nucleare, credo che a questo punto la risposta sia assolutamente univoca. No al nucleare, e continuiamo a pedalare perché è giusto così. Ciao!